Io credo in questa giunta e credo nelle potenzialità di chi vuole far crescere Imperia, e mi sembra che ci siamo, mi sembra che ci voglia molto coraggio aver preso in mano le redini di questa città in uno dei momenti più difficili che ha attraversato, cosa che hanno fatto le persone che sono qua con me, Paolo, poi in primo luogo Carlo, che la gente ogni tanto si domanda chi gliel'abbia fatto fare, ma io penso che sia il coraggio e l'amore della città, per la città. Amore per il quale sono qua anch'io, perché sinceramente potrei essermene in ferie tranquillamente, invece di buon grado e con molto piacere sono onorato di essere stato chiamato da Paolo quest'estate per realizzare una manifestazione a Capodanno e probabilmente qualcos'altro, e io mi sono già dato da fare ovviamente una cosa ancora più importante per quest'estate, cercando di gravare il meno possibile sulle risorse economiche del comune, che so che sono risicate e che probabilmente per il momento devono essere rivolte altrove. Anche per questo motivo mi sono reso disponibile gratuitamente, ma non è tanto quello che volevo sottolineare adesso è l'importanza di questa manifestazione, che così uscì tenuta un po' nascosta perché ci sono anche delle regole all'interno di programmi come X Factor, dove finché fino alla fine della trasmissione, cioè quest'anno 11 dicembre, non si può parlare di attività degli artisti di X Factor all'esterno, o altri ragionamenti, in un ultimo il fatto che inevitabilmente, pur essendo sul canale satellitare, X Factor è stato il programma musicale e comunque il programma di più grande successo seguito dai giovani. Vi dico solo che le votazioni della finale di X Factor hanno raggiunto i 7 milioni, che è qualcosa che supera addirittura le votazioni della finale del Festival di Sanremo. Per darvi degli altri dati rispetto a X Factor, vi dico che comunque, e questo è molto importante, questa non solo è, da quello che ho visto sui giornali, l'unica vera manifestazione in tutta, diciamo, la Liguria e il Basso Piemonte rivolto ai giovanissimi, ma è anche e soprattutto l'unica manifestazione di X Factor o dei grandi, in questo caso tre grandi protagonisti di X Factor, che ci sarà in Italia, sicuramente la prima in assoluto, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, io mi immagino un 2015 dove finalmente ci si sveglierà la mattina col sorriso sulla faccia, come ha detto Carlo prima. Detto questo, velocemente sulle tre artiste, il vincitore al quale ovviamente ho pensato non è pronto per i concerti dal vivo, non ne farà, anche perché lui contrattualmente adesso l'unica cosa che ha in ballo, al di là di un po' di promozione televisiva, è il Festival di Sanremo, e è comprensibile che in questo momento si riposi e si prepari a fare quello. Devo dire però dall'altra parte che dei finalisti di quest'ultima edizione, Ilaria, pur essendo giovanissima, perché è poco più che sedicenne, è di sicuro, dal mio punto di vista, in 35 anni che mi occupo di musica, è una delle persone con maggiore talento che io abbia conosciuto, perché è estremamente giovane e totalmente autodidatta, riesce a trasmettere delle sensazioni straordinarie a livello interpretativo. Penso che sia una delle artiste migliori che io abbia potuto ascoltare in questi ultimi anni, e sarà una cosa bella e sorprendente, sarà divertente lo spettacolo, e sarà anche però di alta qualità, sarà uno spettacolo per ragazzini che verranno accompagnati dai genitori, dai nonni, dalle famiglie, da chi vogliono, però sarà uno spettacolo musicalmente alto. Devo dire che è uno spettacolo unico e originale che stiamo confezionando solo per Imperia e che stiamo mettendo insieme in questi giorni. Non è mai stata fatta una cosa così. Abbiamo trovato una piccola band di bravissimi musicisti che il 29
il 28 e 29 di questo mese faranno a Modena, in un luogo apposito, le prove con queste tre ragazze per mettere insieme uno spettacolo esclusivo che verrà fatto solo per Imperia. Io conto di farle cantare insieme, conto di farle fare, di fare, fare alle tre ragazze un repertorio straordinario, sia di brani originali, come sapete Francesca Michelin ha avuto parecchi, già diversi successi, non ultimo questo che è primo in tutte le classifiche, cantato insieme a Fedez, e come sapete Violetta, come Francesca, è una bravissima musicista. Entrambe si accompagneranno, e Francesca al pianoforte, Violetta con tutti gli strumenti a corde che sa suonare, suona dall'oculele al banjo, alla chitarra, eccetera. Penso che sarà uno spettacolo molto vario e di livello decisamente alto. Oltre al livello alto, penso che sia uno spettacolo unico e irripetibile che verrà fatto solo per noi, e penso che sarà anche molto divertente. Basta, ringrazio ancora e passo la parola al mio concittadino Francesco, che avrà il compito magari un po' prima delle 22, già si diceva l'altro ieri, stiamo praticamente un po' costruendo questa serata, da poche ore insomma, abbiamo trovato prima la disponibilità delle artiste a venire anche loro al minimo possibile, capendo l'importanza e la voglia che avevamo di fare questa cosa, e in questi giorni la stiamo costruendo. Per cui Francesco, se vuoi continuare. Ma io dico giusto due parole, più che altro per ringraziare il sindaco, l'assessore Stefano, che mi hanno dato questa possibilità, per me molto importante, molto bella. Sono emozionato perché io paradossalmente ho lavorato parte nei villaggi Valtur per tanti anni, però ho lavorato per altri comuni della zona, ma mai per Imperia in situazioni così importanti. Ho presentato Miss Muretto a Lassio per tanti anni, ho collaborato col comune di Diano Marina nelle varie estati con i comici di Zelig, e finalmente ho la possibilità di lavorare a 200 metri da casa mia con la maggior parte delle persone che verranno a vedere questo spettacolo, che conosco, che vedo tutti i giorni. È un'emozione, perché non è neanche molto facile, è più facile lavorare con persone che non conosci che con persone che vedi tutti i giorni, quindi ci metterò il mio impegno, sono orgoglioso, sono imperiese, ci metto spesso la faccia per Imperia, ironicamente, perché credo che bisogna sempre un po' smorzare i toni, bisogna sempre sorridere, affrontare i problemi con la serenità e il sorriso. E io mi faccio portavoce, paladino del popolo e del sorriso, ci metterò un po' di improvvisazione, spero di duettare con la Michelin, infatti oggi vado a farmi i primi 600 tatuaggi, che dire, io ho anche un'attività, ho una caffetteria, e in questo mese è stato difficilissimo tenere nascosto tutto, perché innanzitutto veniva tanta gente a chiedermi cosa c'era che farmi, quindi consumava, quindi già mi sono arricchito e sono contento già per questo. Però sento tra i cittadini imperiesi che c'è la voglia di venire a Capodanno, di farlo qui. Tante persone lavorano mercoledì mattina, pomeriggio, quindi si troveranno a fare la cena a casa o in giro per i ristoranti, che tanti tengono aperto, e poi verranno tutti in piazza. Io mi auguro che sia una vera festa, a prescindere che si conoscano o no le tre ragazze, che io da fan di X Factor conosco benissimo e sono felicissimo di organizzare, però è rivolto veramente a tutti, dai più piccolini fino ai genitori e ai nonni, insomma sarà un divertimento, saranno quelle ore di divertimento per affrontare meglio il nuovo anno, sperando che veramente ci porti un po' di serenità e di successo.